Io come consigliere comunale sono rimasto allibito di quanto è successo in quel di Rovereto. Ti spiace che il nostro sindaco si sia comportato in questa maniera, anche perché ancora due settimane fa noi, per cercare di abbassare i toni di come erano usciti in maniera bonaria, abbiamo voluto regalargli una bici padana proprio per abbassare i toni e per non andare sopra le righe. Quello che purtroppo questo non ha servito a nulla, anche perché quello che era Mario fa molto di più è il segretario del PD Roveretano, che non è messo tra virgolette su un quotidiano, la chiamata alle armi contro il giro della padana. Cioè, qua, io sono consigliere comunale in quel di Rovereto. Rovereto è conosciuta, lo dico in tutto il mondo, per la città della pace, della tolleranza. Qua proprio di chi ci dovrebbe rappresentare, penso che tolleranza e quant'altro non esiste. E questo lascia un po', lascia perplesso. Non entro nel tema del giro della padana, del ciclismo, anche perché io da quando che ci è stato presentato e che noi come sezione, non siamo stati nemmeno coinvolti, cioè non sapevamo nulla. L'ho considerato come un evento sportivo, magari sponsorizzato, sicuramente patrocinato magari da qualche rappresentante della Lega, ma come io sono presidente di una squadra di calcio a 5, la Stella Verde, con l'aiuto della Lega cerchiamo di portare, ma di fare sport per promuovere lo sport. Questo è il messaggio. Io credo che, non lo so, l'intolleranza che c'è nei nostri confronti e le frasi ingiuriose che ci vengono fatte, che ci sono state fatte durante la festa, razzisti, xenofobi, ormai le sentiamo a sprombattuto. Quello che dispiace è il fatto che oltretutto il gruppo di anarchici, lo sai come si comporta, è che all'interno di questi gruppi che sono venuti alla festa in quelli di Rovereto c'è la bandiera di Rifondazione Comunista, la bandiera dei ribelli libici. Cosa c'entrano questi poi con una festa della Lega o del ciclismo? Cioè proprio qua era un concetto. Solo quello che dispiace è che non viene riportato in maniera democratica quello che è avvenuto, anche perché la gente che era sui balconi vicino ai giardini da noi, a questi li gridavano andate a lavorare, però nessuno ha riportato frasi di questo genere. No, i roveretani erano tutti contenti perché c'è stata una contromanifestazione in giro della Padania e oltretutto è andata bene perché avevamo avuto le forze dell'ordine, si sono comportate in maniera egregia, sono riusciti a fare un cordone di sicurezza e questo noi ne prendiamo atto. Però dobbiamo anche ricordare che l'organizzatore ha dovuto mettere in moto un piano B, ha dovuto cambiare il percorso del giro della partenza per andare in Valdarsa, togliendo la possibilità a dei sportivi, a dei sostenitori, a degli appassionati di poter vedere i campioni che passavano. E questo con una manifestazione senza chiedere permesso. Cioè, a loro tutto è concesso. Se noi facciamo una cosa di questo genere, vengono e ci mettono dentro. Cioè, questo è il problema. Al di là del fatto che ci abbiano lanciato sterpi, tutte queste cose qua, io credo che nella democrazia ognuno è libero di manifestare, però io credo anche in maniera educata e in maniera democratica. Ci chiamano violenti noi della Lega, da quello che io so, che ormai sono in Lega, non so, da più di 15 anni, atti violenti fatti dai leghisti non ci sono mai stati, anzi l'unico atto violento che sono riusciti a farci passare in Valenza è la conquista del castello di Venezia con il cannone fatto con il trattore, con del cannone fa del cartone. Ma non c'entra niente. Narratore, cioè proprio il fatto è, cioè proprio noi atti violenti non li abbiamo mai fatti, anzi noi siamo anche l'altra faccia, perciò io credo che a questo punto io credo che è giusto anche rimarcare il fatto che siamo purtroppo nell'occhio del ciclone contro determinati ragazzotti, come li ha chiamati Claudio prima, i ragazzi dell'Andrea, che fondamentalmente io credo che quello che
noi abbiamo organizzato in quello Rovereto come festa che purtroppo abbiamo avuto, come ha detto anche in Savoia, veramente poteva essere una festa migliore senza paure e quant'altro.